Ciao, sto seguendo un corso per imparare a utilizzare l'intelligenza artificiale, esattamente un corso di prompt designer. Adesso sono solo alla seconda lezione, ma voglio condividere con te quello che ho imparato perché è veramente fantastico. Quindi seguimi un attimo che ti faccio vedere come funziona ChatGPT per prendere spunto e avere delle idee incredibili. Allora, io qui adesso digito un prompt che è un'idea. Io gli dico: sei un esperto di programmi Adobe, vuoi fare un webinar gratuito per mostrare l'utilizzo di Illustrator, Adobe Substance 3D Sampler e Adobe Substance 3D Stager con il tema Festa della Donna per l'8 marzo. Suggerisci 5 idee per il contenuto del webinar. Do invio. E guardate che cosa succede, l'intelligenza artificiale ci pensa un attimo e dice: certo, ecco 5 idee per il contenuto del webinar. 1. Introduzione alle funzionalità di Illustrator per la creazione di grafica vettoriale con un focus su come creare immagini di alta qualità per la stampa e la pubblicazione online, utilizzando una palette di colori specifica per la festa della donna. Quindi qui si basa sul colore, diciamo una palette specifica. Seconda possibilità: come utilizzare Adobe Substance Sampler per creare materiali realistici e personalizzati utilizzando fotografie e immagini come punto di partenza. Mostreremo come utilizzare le funzionalità di modifica dei materiali e ottenere risultati professionali realistici. Come realizzare, terza possibilità, con Adobe Substance 3D Stager, creare scenari 3D per la festa della donna utilizzando modelli 3D predefiniti e personalizzati. Mostreremo come importare i materiali creati con Substance 3D Sampler e come utilizzare le luci e le ombre per creare ambienti realistici. Oppure sviluppo di una strategia di marketing per la festa della donna utilizzando Illustrator. Ok, mostreremo o 3D Sampler e Stager, mostreremo come creare immagini promozionali e pubblicità efficaci utilizzando le funzioni di questi programmi. Poi domande e risposte sulla festa della donna, l'illustrazione vettoriale, la modellazione 3D e la realizzazione di materiali personalizzati utilizzando Substance 3D Sampler. Ci concentreremo sui bisogni, sull'esigenza degli spettatori e risponderemo alle loro domande in tempo reale. Ecco, diciamo che ognuna di queste si può approfondire. Adesso non me ne soddisfa neanche una, se devo essere sincera. E in un'altra prova dove avevo usato lo stesso prompt era venuto fuori, per esempio, di realizzare invece un gioiello, perché non sempre l'intelligenza artificiale risponde nello stesso modo. Quindi se io adesso gli dico rigenera risposte, mi tira fuori delle idee completamente diverse. Quindi magari una di queste va approfondita. Ma questo per farvi capire che cosa vuol dire poter fare esperimenti, brainstorming con l'intelligenza artificiale. Vediamo adesso la seconda possibilità. Iniziare un webinar mostrando le basi di Illustrator. Ok. Usare gli strumenti di selezione per modificare tratti, livelli. Preparazione di modelli. Mostra come importare forme create da Illustrator. Insegna come utilizzare le forme e la funzione sperimenta per generare una serie di texture. Utilizzare i modelli 3D, mostra come utilizzare le varie opzioni di mappatura UV, creazione di uno scenario Adobe, volevo che ci fosse più diciamo impronta sulla festa della donna. Vediamo se esportazione, condivisione, no, vediamo un po'. Allora, rimetto qui lo stesso prompt perché posso anche riscriverlo. Allora, qui scrivo lo stesso prompt e aggiungo suggerisci 5 idee per il contenuto sul webinar con tema strettamente legato alla festa della donna. Quindi vediamo se così è più specifico. Vediamo un attimo. Ecco, creazione di un manifesto per la festa della donna, per esempio, come utilizzare Illustrator per creare un manifesto da condividere sui social in occasione della festa della donna. Va bene. Insegna come utilizzare i tratti e le forme per creare un design accattivante, attraente, per utilizzare i colori che rappresentano la forza delle donne. Benissimo, questo già è molto interessante. Vabbè, colori, dice. Poi creazione di un'illustrazione personalizzata. Insegna come ilu utilizzare Illustrator per creare un'illustrazione personalizzata per celebrare la donna nella loro diversità. Mostra come utilizzare gli strumenti di disegno e le funzioni di modifica per creare un'immagine significativa.
Vediamo invece per quanto riguarda il 3D. Creare una scena 3D in cui le donne sono protagoniste. Utilizzando Adobe Substance 3D Sampler e Stager, mostra come creare una scena, in cui, anche qui ripete un pochino, insegna come utilizzare le funzionalità di modifica dei tratti per creare modelli di donne in diverse pose, come aggiungere dettagli, abbigliamento e accessori, questo è interessante. Poi, creare un video di animazione per la festa della donna, utilizzare Adobe 3D Stager, per cui sa che adesso è stata inserita l'ultima funzionalità dell'animazione, mostra come utilizzare le funzionalità di animazione per creare un breve filmato e che celebra le donne e la loro forza. Poi, creazione di un'opera d'arte 3D con temi femministi utilizzando Illustrator, Substance, questo per esempio interessante. Mostra come creare un'opera d'arte 3D che rappresenta temi femministi. Insegna come utilizzare i colori e le forme per creare immagini significative per rendere l'immagine tridimensionale. Allora, se io adesso voglio approfondire questo argomento, per esempio copio questo e gli dico, o semplicemente dico approfondisci e fornisci dettagli sul punto 5. Specifica colori e oggetti da creare. Vediamo cosa dice. Posso fornirti maggiori dettagli per la creazione di un'opera d'arte. Si possono utilizzare Illustrator, Substance. Ok, per creare un'immagine significativa, in primo luogo si può utilizzare Illustrator per creare una figura femminile che rappresenta la forza e la bellezza delle donne. Si possono utilizzare diverse forme e colori per creare l'immagine. Ad esempio, si può usare il rosa, il viola, il rosso, colori spesso associati alle donne e alla femminilità. Si possono aggiungere anche dettagli come il trucco e l'abbigliamento per rendere l'immagine ancora più espressiva. Una volta creata la figura femminile in Illustrator, si può utilizzare Substance 3D per creare la versione 3D della figura. Si possono aggiungere dettagli come la texture, la pelle e i vestiti, utilizzare diverse pose per rendere l'immagine ancora più espressiva. Beh, insomma, perché Substance 3D Sampler non fa la versione 3D della figura, lo fa Illustrator semmai. Comunque, questo per darvi un'idea, avete capito perché sono così entusiasta? Ma guardate che roba, cioè gli ho chiesto di specificare e lui adesso va avanti con l'esplosione di questa descrizione. Spero che abbiate capito che cosa possiamo fare con questi strumenti. Adesso cercherò di approfondire per darvi ovviamente delle strategie più sintetiche, però avete capito la potenzialità di questo strumento. Bene, ci vediamo alla fine del corso, perché sono solo la seconda lezione di 6, tutti i lunedì, per cui ce ne vuole ancora un attimo. Ciao ciao.